Ah, non è finito. Ma li mortacci tua. Sì, per le ricerche più strane. Età. Si può evitare di dire l'età? L'età che dimostro. Altezza 1,70. Instagram. Beh, un bel modo per raccontare il privato, professionale e non, per interagire con il tuo pubblico, i tuoi amici. Mia moglie Giovanna, si chiama Giovanna, una donna straordinaria, che ha avuto la sfortuna di conoscermi e di sposare un musicista. Lei non ama il personaggio, non ama il musicista, ma ama l'uomo ed è la cosa che mi piace di più. Figli, per uno come me, che ha sempre creduto alla reincarnazione. I nostri figli rappresentano la nostra vera reincarnazione. Potrei morire anche oggi o domani o fra una settimana, perché il vero senso della mia vita io l'ho potuto dare attraverso i miei figli. Patrimonio. Non voglio essere banale, che il patrimonio più importante che lascio alle persone che mi hanno amato, che mi amano, più un patrimonio umano. No, dai! Fammi volare. Beh, questo devo dire che mi piace, perché è il titolo di uno dei quattro inediti ed è una bellissima frase, perché ogni cosa che si vede dall'alto diventa bella. Katie per sempre, mio primo romanzo, e mi auguro che non sia l'ultimo. Katie, questa donna coraggiosa, di questa donna che attraverso gli anni della crescita del nostro paese, che ha una vita molto articolata, però lei ha una compagna fedelissima nella sua vita che la salva continuamente ed è la musica. Tour 2020, eh sì, quest'estate ho avuto veramente il coraggio di riprendere in mano il mio mestiere in una situazione anche difficile. Ho voluto farlo per me, per ritornare sul palco, anche per le persone che lavorano insieme a me, lavoratori dello spettacolo, questi invisibili. L'ultima preghiera prima di dormire a che si esca prima possibile da questa terribile situazione. Rinascerò, rinascerai. Ha cambiato veramente la mia vita, un brano che è nato in un momento indimenticabile di grande, grande sofferenza. Soprattutto noi bergamaschi vivevamo in quelle ore, in quei momenti, in quei giorni. Evoca invece tutto. Altro che Rinascerò, rinascerà è un inno alla vita, è entrato nel cuore di tutti, probabilmente il più grande successo della mia vita, sia per me che per Stefano D'Orazio. Tutto sarà devoluto al nostro ospedale Giovanni XXIII, che è fra gli ospedali che ha sofferto veramente di più. Stefano D'Orazio, un amico per sempre, un amico che ha condiviso la più bella avventura della mia vita, perché i Pooh rappresentano e rappresenteranno per sempre la più bella, la più straordinaria avventura della mia vita, sia professionale che umana. E poi, vabbè, con Stefano il rapporto professionale, non l'avete capito, non è ancora finito. Pooh, una cosa straordinaria, irripetibile, senza peccare di presunzione, 80 milioni di dischi venduti. Abbiamo avuto la possibilità di portare la nostra storia al cinquantennale, con una reunion richiamando sul palco Stefano D'Orazio dopo 7 anni e sia Riccardo Fogli dopo ben 43 anni, quasi un miracolo. Riccardo Fogli, un fratellone, ho vissuto i primi cinque anni formativi e con lui ho diviso 100 lire che mancavano magari per pagarci il panino o il cinema. Noi eravamo gli unici non bolognesi, perché inizialmente i Pooh erano in 5, erano di Bologna, per noi, per cui io e Riccardo eravamo costretti a vivere a Bologna nelle pensioni più che non voglio aggiungere altro. Il rapporto con Riccardo continua ad essere un rapporto molto speciale. Chi fermerà la musica? Anche il virus ha tentato di fermare la musica, ma non ce l'ha fatta. Anzi, abbiamo avuto bisogno ancora di più di vivere la musica, di ascoltare la musica. Sanremo, abbiamo avuto la fortuna di fare Sanremo dopo 24 anni perché avevamo questo brano miracoloso. Io scrissi la musica e chiamai Valerio, diceva: guarda, ho questa musica e voglio parlare di solitudine e intitolarlo Uomini Soli. I Pooh hanno avuto la possibilità di entrare in gara a Sanremo e di vincerlo. L'emozione, adesso che ne parlo, c'è ancora, è lì. Metal, un'espressione musicale
che mi piace moltissimo. Fare il metal bisogna essere dei musicisti molto, molto, molto bravi. Io ho un figlio, Roberto, che è innamorato, mi ha anche portato a questi festival e devo dire che mi sono divertito moltissimo. Lady Gaga l'adoro, sono innamorato di questa artista. La sua semplicità mi cattura, la trovo di un sexy straordinario. Cioè, è un artista completo. Bergamo, la mia città. Io sono nato a Bergamo, ho vissuto a Bergamo, ho sempre voluto vivere a Bergamo perché lì io ho le mie radici e mi sento a casa. Abbiamo città alta è magica. C'è un'altra cosa, oltre alla bellezza della città, c'è l'Atalanta, la mitica Atalanta, che ha regalato alla nostra città un sogno che ha aiutato tutti noi bergamaschi a superare, perché no, meglio anche certi momenti. Fausto Leali, ho mandato un vocale all'amico Fausto dicendogli: non ti devi sentire in colpa, io ti conosco, sei una persona per bene, sei un artista fantastico, non sei razzista, ma neanche se ti sparano. Voleva essere una battuta detta da una persona per bene. Ingiustamente ti hanno escluso, ma tu sei una persona per bene. Beh, io ho finito, è stato per me un bellissimo incontro, voglio salutare con un abbraccio, lo posso fare, ai lettori di Fanpage, sempre da Robby Facchinetti. Ciao a tutti.